Nishmat, Efraim, Beyanku, Ve'ada, Pascal. Bene, come potete immaginare, facciamo lezione su Shavuot, poi dopo di che invece riprenderemo con una nuova parasha, riprenderemo con la Haremot, e andiamo avanti fino alle vacanze con la Haremot. Bene. Shavuot. Shavuot è una festa particolare, particolare da molti punti di vista, non li affronteremo tutti, però vediamo di affrontarne alcuni di punti di vista. Che cos'ha di particolare Shavuot? Ma tanto per cominciare, dei Shalosh Regalim è l'unica festa che non ha i secondi regalim, cioè tutte le feste Sukkot ha i primi giorni di festa e poi gli ultimi giorni di festa, Pesach uguale, primi giorni di festa, ultimi giorni di festa, Shavuot non ce li ha, anche perché il giorno è uno solo in realtà, due singolari, però è uno solo. Questo è un elemento, secondo elemento molto noto di Shavuot. Shavuot non ha neanche una data, perché non ha una data? Perché la Torah non compare la data di Shavuot, ma Shavuot la data la deduciamo dal fatto che è il 50° giorno dopo l'Omer, cioè praticamente dall'inizio, dal secondo giorno di Pesach si contano 49 giorni e il 50° giorno di Shavuot. Quindi però una data vera e propria, il 6 di Sivan famoso, capita Shavuot, non c'è scritta nella data cercata, il 15 di Nisan di Pesach, il 15 di Tishri di Sukkot, eccetera, eccetera, tutto questo invece è scritto in maniera chiara e netta, questo invece non c'è scritto. Tanto non c'è scritto che addirittura nel Talmud c'è una discussione se veramente Shavuot sia il 6 di Sivan, se veramente no più che Shavuot, se il Matan Torah sia il 6 di Sivan. Se la tanto è venuto il 6 di Sivan o il 7 di Sivan. Noi non entreremo in questa discussione, magari ci faccio un accenno alla fine. La discussione è interessante, molto complicata in realtà, perché poi si va su una serie di questioni complesse di purità e impurità. Però è notevole che non si sappia la data. È notevole che ci siano dei dubbi su qual è la data. Non solo addirittura non c'è la data, ma addirittura ci sono dei dubbi su qual è la data. Poi c'è un'altra caratteristica di Shavuot. L'altra caratteristica è che la festa comincia prima e finisce dopo. In che senso? Noi siamo oggi al 2 di Sivan, secondo giorno di Sivan. Da ieri, che è Rosh Chodesh Sivan, fino al 12 di Sivan non si fa al tempio i Tachanunim. Cosa sono i Tachanunim? I Tachanunim sono le suppliche, che è la confessione dei peccati, eccetera, eccetera. Quando è che non si fanno Tachanunim? Non si fanno Tachanunim in giorni di festa. Questo è il momento che non si fanno Tachanunim, pure in giorni anche di feste a volte private, come una Milà, cose così. No, questo, cioè, non fare Tachanunim è segno normalmente di festa. Bene. A Shavuot cominciamo a non fare Tachanunim già la settimana precedente. La settimana precedente a Shavuot noi non facciamo Tachanunim e continuiamo a non farli anche la settimana successiva a Shavuot. Ora, della settimana successiva non parliamo, se non mi ricordo male abbiamo già fatto una lezione sulla storia della settimana successiva, parliamo invece della settimana precedente. Che cos'ha la settimana precedente di festivo? Che ci induce a non fare i tachanonim. Ok, vabbè, aggiungo solo un'altra domanda, ce ne sono altre, un'altra decina se volete, però aggiungo ancora un'altra domanda. L'offerta che si fa a Shavuot è un'offerta molto particolare, che non sembra particolare ma lo è molto. L'offerta che si fa a Shavuot è di
due pani, si fa un'offerta a Esterlecha. Si fa un'offerta di pani. Perché è strano? Cosa c'è di strano? La cosa strana è questa, che questa offerta è prescritto che sia chametz. È necessario che sia chametz, cioè l'offerta non può essere, ma pane si può intendere varie cose, anche una mazzà è un pane, ok? E le chamoni è un pane. L'offerta che si fa a Shavuot deve obbligatoriamente essere chametz. Okay. No, farina, anche la mazzà è farina. No, deve essere chametz, deve essere lievitato. Deve essere pane lievitato. Ora, questa cosa è molto strana. Perché è molto strana? Perché le offerte del Beit HaMikdash, tutti i sacrifici che si fanno nel Beit HaMikdash, sono sacrifici che venivano accompagnati spesso da qualcosa fatto con la farina, ma doveva essere non chametz. Era vietato che fosse chametz. L'eccezione è Shavuot, c'è un'altra eccezione che è il Korban Todah. Korban Todah, anche quello viene fatto con chametz. Bene, basta. Ok, al prossimo anno diciamo tutte le altre domande. Ok, adesso ci fermiamo. Di domande ce ne sono quante ne volete. Ora cominciamo con la faccenda dei giorni precedenti. Che succede nei giorni precedenti, per cui noi non facciamo la Chamorim, che sono considerati giorni di festa, eccetera, eccetera. Che succede nei giorni precedenti? Beh, questa cosa ce la spiega il Talmud. Talmud, il Masechet Shabbat, ci spiega che succede nei vari giorni. Su una di queste cose che succede, ho fatto una Dea in consiglio. Non so quanti l'abbiamo ascoltato perché stavamo pensando ad altro, però comunque allora, che succede nei giorni precedenti? Bene, il Talmud, il Masechet Shabbat dice questo. Rosh Chodesh Sivan, il primo mese, il primo giorno del mese di Sivan. Nel primo giorno del mese di Sivan sono tutti d'accordo, come dice sono tutti d'accordo vuol dire che c'è una discussione su qualcos'altro, ma su questo sono d'accordo. Su cosa c'è la discussione? La discussione c'è su quando capita Shavuot, se capita il 6 o il 7. Però tutti quelli che discutono su quando capita Shavuot sono d'accordo però su che cosa succede a Rosh Chodesh Sivan. Rosh Chodesh Sivan, gli ebrei sono arrivati nel Midbar Sinai. Quello che succede è che sono arrivati nel deserto del Sinai. Quindi questo è quello che succede e questo è quello che ci viene raccontato nel testo, che è Bau Midbar Sinai. Come il Talmud arriva, nella Torah non c'è scritto questo, nella Torah non c'è scritto che gli ebrei arrivano a Rosh Chodesh Sivan, ma c'è scritto una cosa da cui i Chachamim deducono questo, è un ragionamento che si chiama Gezerah Shavah. Gezerah Shavah è un tipo di interpretazione talmudica basata sul fatto che c'è una parola che ritorna in due versi. La parola è Azeh o Bazeh. C'è scritto Bayom Azeh in quel giorno arrivarono nel deserto del Sinai. E poi invece nella parasha di Bo, quando si parla di Pesach, c'è scritto Achodesh Azeh Lachem Rosh Chodashim. Questo mese è il capo, il primo dei mesi. Visto che quella parasha, quella Chodesh Azeh si riferisce a Rosh Chodesh, anche in questa parasha si riferisce a Rosh Chodesh. Chiusa la parentesi di interpretazione del testo. Adesso. Il primo giorno arriva il Midbar Sinai. Cosa succede negli altri giorni? Io per adesso vi elenco semplicemente e poi vediamo di capire il senso. Allora, seconda cosa che succede. Il secondo giorno cosa succede? Il secondo giorno Dio dice a loro Ve'atem tiu li mamlechet kohanim ve'goi kadosh. Il secondo giorno Dio si rivolge al popolo ebraico e gli dice voi sarete per me un reame di sacerdoti, una nazione santa. Apprezzate il linguaggio da collegio rabbinico.
ok, gli anni di sacerdoti, eccetera, eccetera. Insomma, gli dice che dovranno essere una nazione, però non una nazione qualsiasi, ma una nazione di Kohanim, una nazione che svolge un ruolo sacerdotale, e dovrà essere una nazione che Kedoshà, una nazione santa. Però si parla di nazione, insomma, si dice qual è l'obiettivo da raggiungere. È anche il verso in cui si parla del popolo ebraico come Am Segullah, come popolo scelto, eletto, ne abbiamo parlato, se vi ricordate, la faccenda della Segullah. Ok, questo succede il secondo giorno, e succede il terzo giorno, sono sei tutti, quindi abbiate pazienza. Terzo giorno succede che Dio dice a Mosè, Ikbalta et Am, di dare un limite al popolo. Cosa vuol dire questa storia del limite da dare al popolo? La storia del limite è la seguente. Dio dice a Mosè dove avverrà la Matan Torah, dice però il popolo ebraico non può avvicinarsi oltre un certo limite, non può toccare il monte, non può andare nel monte, e stabilisce un limite da non superare. Quel limite non può essere superato. Il popolo ebraico deve darsi un confine, deve darsi un tchum, deve darsi un confine entro cui rimanere. Questa avviene il terzo giorno. Che avviene il quarto giorno invece? Beh, quarto, quinto e sesto giorno sono i cosiddetti Yemei Prisha. Che cos'è la Prisha? Dio dà un ordine. L'ordine è quello di separazione fra uomini e donne, tra marito e moglie. Separazione, le persone non possono, per tre giorni non si separano fra marito e moglie, non possono avere rapporti, ma si separano fra marito e moglie. A cosa serve questa separazione? È abbastanza semplice in realtà. La separazione che serve a questo è il momento. Ricordiamoci che il Matan Torah è una rivelazione divina a tutto il popolo ebraico, e quindi c'è bisogno di una preparazione a questa rivelazione. C'è bisogno di prepararsi a questa rivelazione, e la preparazione è questa separazione. Bene, siamo arrivati alla fine. Va bene? Questi sono i vari elementi. Bene, perché ci sono questi vari elementi? E perché questi elementi sono così importanti? Talmente importanti che noi in realtà cominciamo Shavuot prima. Perché sono così importanti? Ora, do una risposta basata su un su un'interpretazione. Interpretazione di un autore che non cito spesso, quindi Vittorio si stupirà, l'autore è il Balatania, ok, niente meno che, ok? Balatania, per chi non lo sapesse, è l'alter Rebbe del Chabad, il primo Rebbe, il fondatore del gruppo Chabad di Lubavitch, okay? È un autore molto importante, fondamentale, ha scritto varie cose, ha scritto un'opera di Halakha importante che è Shulchan Aruch Harav, ha scritto varie opere di pensiero, l'opera più famosa è proprio il Tania, okay. Vabbè, questa è la parentesi. Bene, volevo portarvi un commento del Baal HaTanya su un verso non famoso, però che però introduce qualcosa di famoso. Qual è il verso? Il verso è questo. Vaidaber Elohim et kol adevarim ael lemor. E parlò e disse Dio tutte queste parole per dire.
Checco perché, ok, è un verso di una, apparentemente di una banalità assoluta, è un verso che compare centinaia di volte nella Torah, un verso di questo genere, quindi teoricamente questo verso non dice niente. Allora, perché questo verso è importante? È l'introduzione ai 10 comandamenti. Questo verso è l'introduzione ai 10 comandamenti. Subito dopo questo verso abbiamo io sono il Signore tuo Dio che ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto. Ok, questo è l'introduzione. Però il Beata non commenta i 10 comandamenti. Commenta il verso iniziale. Qual è il problema? Il problema del Baratania è il Lemor. Ok? Il fatto che ci sia scritto Lemor. Allora, ripeto il verso. Dio disse queste, tutte queste parole per dire. Allora, questo Lemor lo troviamo, ripeto, in centinaia di versi. E l'introduzione a varie cose. E allora, c'è di strano? Perché questa roba è improvvisamente strana? Baratania dice, perché c'è scritto Lemor in genere nella Torah? C'è scritto Lemor in genere nella Torah per dire questo. Dio parla a qualcuno, diciamo a Mosè, e gli dice di dire a qualcun altro. Dio parla a Mosè perché Mosè poi riferisca queste cose a Aaron, al popolo e ad altre persone. Il Lemor serve a questo, per dire, perché tu li dica poi a qualcun altro. Questo serve il Lemor. Benissimo. Possiamo dare la stessa interpretazione qui, Lemor, in modo che Mosè poi li dica a qualcun altro. Però c'è un piccolo problema in questa interpretazione. Non ha nessuno a cui dirlo. Perché non ha nessuno a cui dirlo? Perché questa è una rivelazione all'intero popolo ebraico. E quindi Mosè riceve questa rivelazione esattamente come gli altri ricevono questa rivelazione. E quindi il Lemor non si, che cosa ci sta a fare? Mosè non deve dire niente, perché qui questa cosa viene detta a tutti. Nelle, tutti gli altri casi, certo che Mosè doveva dire, la rivelazione era a lui e lui doveva riferire questa cosa al popolo ebraico. Qui non deve riferire un ben niente. Il popolo ebraico sente Anochi Hashem Elokech esattamente come lo sente lui, esattamente allo stesso modo. Dio si rivolge a tutto il popolo ebraico. Questo tra l'altro è uno degli elementi più straordinari del, della rivelazione sul Sinai. La rivelazione a un intero popolo. E allora Baratania si chiede che vuol dire Lemor. E risponde in questo modo. Risponde che Lemor vuol dire che io ti dico tutte queste parole, però queste parole in realtà ne contengono moltissime altre. In queste parole c'è tutta la Torah, nei 10 comandamenti che ti dirò c'è tutta la Torah. Attenzione, non è questa la parte sconvolgente di quello che dice Baratania. Questo lo dicono tutti, in realtà che nei 10 comandamenti ci sia tutta la Torah, dicono tutti, se volete un giorno facciamo una lezione. Alcune cose carine, siccome dai 10 comandamenti si può dedurre tutto quanto. Va bene, non voglio entrare in questo, oggi non c'entro. Va bene, no, dice questo. Dice qualcosa di più. Dice c'è tutta la Torah, ma non solo la Torah che c'è adesso, che c'è in quel momento lì, ma la Torah che ci sarà. In quello che io ti rivelo, c'è qualunque cosa sarà insegnata in futuro. Tutto ciò che sarà insegnato in futuro, tutto ciò che un maestro dirà in futuro, è già compreso qui. A Mosè è stato rivelato tutto. Ok? A Mosè è stato rivelato tutto. Al popolo ebraico è stato rivelato tutto. Lemor vuol dire questo. Lemor per dire, perché si dica, ma non adesso, perché si dica fra un anno, fra 10 anni, fra 100 anni, fra 1000 anni, fra 10.000 anni. Ok? Questo è il Lemor. Il Lemor è qualcosa che comprende tutto ciò che si dirà. Bene, che significa una cosa del genere? Una cosa del genere ci introduce un'interpretazione molto particolare di cosa significa studiare la Torah. Studiare la Torah non significa semplicemente usare le proprie qualità intellettuali per fare delle deduzioni, per approfondire, eccetera, eccetera. Ma le qualità intellettuali sono solo uno strumento
per arrivare a capire il pensiero divino. Lo possiamo fare? Sì, perché questo pensiero in realtà ci è stato rivelato, anche se noi non ce ne rendiamo conto. Lo studio della Torah in realtà è uno studio in cui noi andiamo alla ricerca di un pensiero che c'è già in noi, che c'è già non so dove, ok? Che c'è già. Noi quello che dobbiamo fare nello studio della Torah è usare tutte le nostre qualità per riuscire ad arrivare però non al nostro pensiero, attenzione, non a esprimere le nostre idee, ma arrivare a capire il pensiero divino. Questa è la concezione dello studio della Torah che riporta il Baratari. Non è pochina come cosa, non è una cosa da poco, sinceramente. Ok? Ora, come si fa a fare una cosa del genere? È fattibile. Sì, secondo lui sì. Come si fa una cosa del genere? Ok, c'è bisogno di un'introduzione. A questo punto ritorniamo indietro. C'è bisogno di un'introduzione. Cosa succede? Il primo giorno gli ebrei arrivano nel Midbar Sinai. Benissimo, benvenuti. Hanno fatto questo viaggio nel deserto. Scusate, faccio una piccolissima parentesi, capisco che distrugga la drammaticità della lezione, però è una battuta carinissima romana. Di uno, non faccio nomi, comunque uno aveva un'agenzia di viaggio, l'altro gli dice, sai perché gli ebrei sono rimasti 40 anni nel deserto? Avevano fatto i biglietti con te. Con te. Vabbè, chiudo la parentesi scema, ok, ritorniamo alle cose serie. Allora, vabbè, ok. Allora, sono arrivati a Midbar Sinai. Perché questa cosa è così importante? Attenzione, questa cosa è molto importante. Il fatto di arrivare nel deserto è molto importante. Su questo i Hamim insistono moltissimo. La Torah viene data nel deserto. Noi, questa settimana, leggeremo la parasha di Bemidbar. Okay. Dopodiché, subito dopo, abbiamo Shavuot. Non è casuale che noi leggiamo la parasha di Bemidbar in questa settimana. Noi obbligatoriamente dobbiamo cominciare il libro di Bemidbar, Amidbar, prima di Shavuot. È fondamentale, non si può fare Shavuot senza cominciare Bemidbar. Qualcuno, non so chi mi ha chiesto come mai riuniamo le parasciotte, le dividiamo in un certo modo, a volte siamo sfasati rispetto a Israele, però non rimaniamo sfasati a volte. Perché rimaniamo sfasati? Perché comunque si deve arrivare a Bemidbar quando prima di Shavuot, è fondamentale arrivarci. Quindi attenzione, il deserto non è una casualità, non è che sia casuale che gli ebrei arrivino nel deserto. Il deserto è fondamentale per ricevere la Torah. Ed è fondamentale anche per noi, non solo per gli ebrei che hanno ricevuto in quel momento, ma anche noi dobbiamo cominciare il libro di Bemidbar prima di ricevere la Torah. Perché? Che cosa rappresenta il deserto? E i Chachamim rispondono che soltanto chi pone se stesso come un deserto può veramente ricevere la Torah. Solo colui che pone se stesso come un deserto, soltanto una persona del genere. Sì, tabula rasa. Sì. Allora, che significa tabula rasa? Non è un invito a essere stupidi, non è un invito a cancellare la propria intelligenza. L'invito è questo: è ricevere la Torah significa avere una. Annullare se stessi per ricevere la parola di Dio. Se io non annullo me stesso, io non ricevo la parola di Dio. Se io non riesco a mettere da parte me stesso, non ricevo la parola di Dio. Perché? Perché c'è troppa roba dentro. Ok? Non riesco a ricevere. Provate a riempire un recipiente che è già pieno, non riuscite a riempirlo. Ok? Ok. Quindi io devo mettere da parte me stesso. Perché? Che succede se io ricevo qualcosa senza mettere da parte me stesso? Quello che succede è quello che succede a
varie persone. Allora, ci sono due modi di studiare la Torah. Un modo di studiare la Torah è tentare di capire quello che la Torah mi dice. Un secondo modo di studiare la Torah è far dire alla Torah quello che io voglio che dica. Ok? Questo è un altro modo di studiare la Torah. Ok? Attenzione, attenzione. Questo lo si può fare in mala fede, ma lo si può fare anche in buona fede. Attenzione, non è detto che si faccia in mala fede, si può fare anche in buona fede. Perché? Perché c'è tanto di me stesso dentro che io comunque gli faccio dire quello che voglio dire. Attenzione, non è che parto già dall'idea, la Torah deve dire questo, questo è, vabbè, è una cosa disonesta, va bene? Ma attenzione, si può fare anche una cosa del genere in buona fede, io sto studiando Torah. Però c'è tanto di me stesso dentro che io ce lo metto tutto e a quel punto faccio dire alla Torah quello che voglio dire io. Ok? Quello che voglio io, questo è questo. Lo posso fare con qualunque cosa, guardate questa cosa qui del fare di se stessi deserto, vale qualunque cosa io voglia studiare, voglia imparare. Voi provate a leggere un libro avendo già dei pregiudizi su quello che libro vuol dire, vi dirà quello che pensate voi. Qualunque libro di questo mondo, potete fare l'esperimento su qualunque libro di questo mondo, vi dirà quello che voi pensate. Perché? Perché lo leggete in quel modo lì. Lo leggete facendogli dire quello che volete dire. Non è detto che lo facciate con cattiveria, con disonestà. Lo si può fare anche senza cattiveria e disonestà. Ok. Guardate, io una volta assistetti a una lezione di un Rav, che era un suo pubblico, a cui voleva comunicare dei messaggi morali, importanti, perché c'era qualcosa che non andava. E lui me lo disse prima, mi disse, guarda, voglio comunicare questo, adesso vedi come io voglio. Assisto alla lezione, è veramente una bella lezione, ha veramente comunicato quello che voleva dire. Questi hanno pensato che fosse rivolta a qualcun altro. Ok? E questa è stata la cosa. Cioè, se qualcuno non ci vuole ascoltare, non ascolta. Ascolta quello che gli pare, questo è il problema. Io se voglio ascoltare quello che mi pare, ascolto quello che mi pare. Sempre, qualunque cosa tu mi dica, non importa quello che mi dici, in realtà io ascolto quello che voglio. Ok? Se io voglio, ascolto quello che voglio. Mi fu veramente impressionante. Parlavamo d'altro, scusa, parlare di politica. Ma sono stato sempre un discorso che riguardava l'uomo personalmente. Vabbè. Ok, attenzione. Questo però vale in particolare per studiare la Torah. Per studiare la Torah questa cosa è fondamentale. Io non devo semplicemente studiare. Io non devo semplicemente dimostrare quanto sono intelligente nel tirar fuori dalla Torah di tutto. Va bene? C'è Rabbi Meir che dice che con la sua intelligenza poteva dimostrare in 48 modi diversi, se sono varie cose impure, una delle cose impure sono i vermi, ok? Poteva dimostrare in 48 modi diversi che i vermi sono puri, ok? Perché non lo faceva? Perché non era vero, ok? Questo è il problema, l'intelligenza può aiutarmi a dimostrare di tutto se voglio, ok? Perché non lo faccio? Perché non è vero. Attenzione, perché non è vero, perché io so che la Torah mi dice un'altra cosa, lo so che mi dice un'altra cosa. Il fatto che io posso usare l'intelligenza per farle dire qualcos'altro, lo dico. So benissimo quali sono le mie qualità intellettuali. Chiaramente sto parlando di Rabbi Meir. Okay. Rabbi Meir sa benissimo quali sono le sue qualità intellettuali, sa bene di poter dimostrare tutto il contrario di tutto, ok, se vuole, ma non lo fa. Perché non lo fa? Perché Rabbi Meir è appunto il deserto che vuole ricevere la Torah, non vuole mettere nella Torah quello che vuole lui. Ok? Questo è l'essere deserto, completamente facile, è enormemente difficile, enormemente difficile. Ripeto, non sto parlando della mala fede, sto parlando della buona fede. Di persone in buona fede è molto difficile, però questo è l'elemento fondamentale, per questo si comincia col deserto. Si comincia con quello, perché se no, se non c'è quello, in realtà noi possiamo far dire alla Torah quello che vogliamo e possiamo trasformare la Torah nel contrario della Torah, possiamo veramente prendere la Torah e trasformarla nel contrario della Torah, lo si può fare, non ci vuole neanche tantissimo,
neanche, sinceramente. Non ci vuole. La B-Mail dice una cosa super intelligente, però si può fare anche senza essere così intelligenti, si può fare anche giochicchiando con i pressoché, non lo si fa, okay? Sono anche cose che sono diventate barzellette su come si può giocare con un pasuk facendogli dire il contrario di quello che dice. Okay? Faccio un'altra battuta spiritus. Okay? C'è un verso che dice. Vabbè, lasciamo, facciamo ve lo faccio alla fine, se non ci arriviamo alla fine, scusate. Allora, questo è il primo elemento fondamentale è l'atteggiamento con cui mi preparo il cervello. Secondo problema fondamentale, cosa succede il secondo giorno? Dio dice al popolo ebraico: voi sarete Mamlechet Kohanim e Goy Kadosh. Voi sarete sacerdote e nazione santa. Che cosa sta dicendo? Qual è l'obiettivo? Qual è l'obiettivo finale? L'obiettivo finale è essere una nazione di sacerdoti, un regno di sacerdoti. Questo è l'obiettivo finale. L'obiettivo finale non è ricevere la Torah. Non è semplicemente ricevere la Torah, ma trasformare la Torah nell'elemento fondamentale per creare un regno, una società, un mondo che sia secondo la Torah. E questo è l'elemento fondamentale. Non vi fermate a ricevere la Torah, sappiate qual è l'obiettivo. Sapete che quando il popolo ebraico è intorno al monte Sinai, a un certo punto Mosè dice di partire. Perché? Perché bisogna andare in Eretz Israel, bisogna conquistare la terra, bisogna fondare una nazione, eccetera, eccetera. Non è semplice questa faccenda di fondare una nazione, ma attenzione, non una nazione qualsiasi. Ma Mechel Kohanim e Goy Kadosh. Non è così semplice la faccenda, non è così semplice il fatto che si voglia farlo. Tanto è vero che gli ebrei rimangono 40 anni nel deserto perché non vogliono farlo, perché almeno una parte del popolo ebraico non vuole arrivarci. Perché? Perché è molto impegnativo. È più semplice rimanere nel deserto, magari in un deserto di Torah, sia ben chiaro, ma è più semplice rimanere nel deserto con la Torah piuttosto che andare a fondare una nazione. Mi viene detto, signori, questo è quello che dovete fare, dovete arrivare a fondare una nazione. Dovete applicare la Torah nella realtà, dovete riuscire ad applicare la Torah nella realtà, dovete fare questo. E questo è l'obiettivo. Dopodiché ci sono giorni in cui vengono messi dei limiti e di vario tipo. Uno, un limite spaziale, non potete superare questo limite. E uno è un limite invece che riguarda i rapporti fra uomo e donna. Perché ci sono questi limiti? Allora, ci possono dare varie spiegazioni, sia ben chiaro, di questi limiti che vengono posti. Uno è che io devo prepararmi spiritualmente a ricevere la Torah. Io devo riuscire a concentrarmi per ricevere la Torah. Si tratta di qualcosa di straordinario, di un evento straordinario. Per riuscire a vivere questo evento devo concentrarmi. È facile dirlo, concentrarsi. È una delle cose più difficili di questo mondo, la concentrazione. Concentrarsi su qualcosa è qualcosa di molto difficile. Ci sono due elementi della concentrazione. Uno, per concentrarmi devo vivere separato, la concentrazione è qualcosa di individuale, io non posso concentrarmi in gruppo, non ce la faccio, ok? Non mi concentro in gruppo. La concentrazione è qualcosa di individuale e in realtà quello che viene l'accento sia nella concentrazione sia nella separazione è posto sull'individuo. C'è una contrapposizione fra i versi in cui si parla del Mamlechet Kohanim, della nazione, cioè del gruppo, del popolo, eccetera, eccetera, elemento fondamentale del popolo ebraico, però d'altra parte nel popolo si può anche sparire l'individuo. A questo punto viene detto che deve esserci una preparazione individuale e la Torah
è da una parte un'esperienza collettiva, tutto il popolo ebraico partecipa al Matan Torah, ma dall'altra è un'esperienza individuale. Rabbi dicono che Dio parla al popolo ebraico, c'è scritto che Moshe Yanen Ubekol, che Moshe rispondeva con la voce, Dio parla al popolo ebraico con la voce, in che modo, cosa vuol dire con la voce che ognuno poteva sentire, cioè la voce non è uguale per tutti, quello che dice è uguale per tutti, ma la voce non è uguale per tutti, perché le persone sono diverse. Il fatto che le persone siano diverse è importante, però per farlo, perché sia importante, le persone devono trovare la propria individualità. E quindi l'altro elemento di preparazione, c'è una preparazione di popolo, e c'è una preparazione individuale al Matan Torah. Solo in questo modo si arriva al Matan Torah. Matan Torah è il momento in cui il popolo ebraico, come individuo, come popolo, riceve che cosa? Riceve tutto quello che un maestro insegnerà in futuro. E questo è il modo. Volevo commentare un'altra cosa, poi vedremo che in realtà ha a che fare con quello che abbiamo detto fino adesso. Altra cosa è la seguente. Allora, un'altra delle domande che ho fatto è la storia del Korban Chametz, del sacrificio col Chametz. Perché il sacrificio deve essere Chametz? Ripeto, il Korban sul Shavuot è assolutamente speciale da questo punto di vista. Una spiegazione la dà Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman. Rabbi Moshe ben Nachman dice che il Korban è Chametz perché Shavuot è Atzeret di Pesach, è la conclusione di Pesach. Vedete che Shavuot nella viene chiamata in vari modi, uno dei modi che è chiamata è Atzeret. Atzeret, credo che l'abbiate nelle orecchie, questo nome Atzeret, Shemini Atzeret, Sukkot si conclude con Shemini Atzeret, è una festa di conclusione. Anche Shavuot in realtà è un Atzeret, è una conclusione, soltanto che mentre per Sukkot la conclusione è all'ottavo giorno, per Shavuot la conclusione è al 50° giorno, che è un altro ottavo giorno, perché è un 50° dopo 7 settimane, quindi è un ottavo per eccellenza, va bene. Quindi Shavuot e Atzeret, vai, fino a questo ci arriviamo. Pesach, cioè Shavuot e Atzeret in conclusione di Pesach, e per questo il Korban deve essere Chametz. Ok, avete capito tutto, sì? Sì, vabbè, no, lui ha capito. Comunque la conclusione di Ramban è ve ammaschiglia vin, e le persone intelligenti capiscano, quindi evidentemente con il semplice la resta, comunque cosa hai capito? Mi fate intimidire. No, lo facciamo dopo. Vediamo, forse è la stessa cosa. Allora, proviamo a spiegare questa cosa, e proviamo a spiegarla attraverso una cosa che apparentemente non c'entra niente. Però vedrete che questa cosa è strettamente legata ai 10 comandamenti. Allora, quello che citerò è Rambam, Rabbi Moshe ben Maimon. Rabbi Moshe ben Maimon comincia il Mishneh Torah, la sua opera fondamentale di Halakha, comincia il Mishneh Torah in questo modo. Yesoda Yesodot Vamuda Chokhmot Lidash Yasham Matsur Rishon. Fondamento dei fondamenti e colonna delle sapienze è sapere che c'è un essere primo. Allora, cosa dice il codice Ramban? Ramban dice che l'elemento fondamentale a
cui l'uomo deve arrivare, però deve arrivare, è sapere, conoscere l'esistenza di un essere primo. Questo è quello che dice. Da dove viene fuori questa cosa qui? Rambam dice che questo viene fuori dal primo comandamento. Il primo comandamento che cos'è? Anochi Hashem Elokecha Asher Yetzatecha Mi Mitzrayim. Io sono il Signore tuo Dio che ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto. Quindi, che cosa mi prescrive il primo comandamento? Quello di sapere che c'è un essere primo. Ok, questo è l'inizio del Mishneh Torah. Adesso volevo leggervi come conclude Rambam il Mishneh Torah. L'ultima parte del Mishneh Torah è il Chot Melachim, le regole sui re, è l'ultimo capitolo delle regole sui re riguarda il Mashiach. Ok? Quindi la parte finale del Mishneh Torah, la conclusione del Mishneh Torah è il Mashiach. Bene. Rambam conclude questa cosa sul Mashiach dicendo tutte le cose meravigliose che avverranno nel moto Mashiach e dice questo. Dice, però stai attento, che gli ebrei non hanno mai sognato e voluto la venuta del Mashiach per essere ricchi, per stare bene, per dominare il mondo, eccetera, eccetera, ma lo hanno voluto per avere la tranquillità per poter studiare Torah e arrivare alla conoscenza divina. Quindi comincia parlando della conoscenza divina come obiettivo finale e conclude il Mishneh Torah allo stesso modo. In realtà è circolare il Mishneh Torah. Evidentemente questo, secondo Rambam, è l'elemento fondamentale. È l'elemento fondamentale. La conoscenza di Dio è l'elemento fondamentale. Bene, questa idea viene ripetuta da Rambam varie volte. La ripete nel Mishneh Torah, la ripete nel Moreh Nevuchim, che è l'opera filosofica di Rambam. Allora, e la ripete in un altro passo, un'altra parte del Mishneh Torah, che è il Chot Deot. Chot Deot, non so se a qualcuno, magari una volta lo studiamo, molto carino il Chot Deot. Più semplice del resto di quello che dice il Mishneh Torah, a volte è piuttosto ostico. Chot Deot è più semplice in realtà, perché il Chot Deot in realtà Rambam insegna i comportamenti giusti. Dice come si deve comportare nella giusta. Che cioè, ho trovato, per esempio, una delle cose per cui Rambam è famoso per il cosiddetto Shvilazar, la via d'oro, la strada d'oro o la strada mediana. La strada mediana è questo, nei comportamenti le persone non devono andare agli estremi, per esempio, come anche sempre ripetuto, che una persona non deve essere avaro e non deve essere prodigo, non deve buttare i soldi, ma deve essere generoso. Questa è la via mediana. La via mediana è la via fra l'avarizia e la generosità, la prodigalità e lo sprecare i soldi. Ok? La via mediana è fondamentale da vari punti di vista, secondo me. In Chodeo trovate anche cose molto semplici, in realtà molto più terra terra. Non so, Rambam dà consigli, non dovrei dirlo, che riguardano la dieta, ok? Dice delle cose terribili. Non parla di grasso, di quali cibi una persona deve mangiare, ok? La persona deve mangiare non il cibo che non necessariamente un cibo che gli piace, ma deve mangiare il cibo che gli fa bene. E dice praticamente su quelli che mangiano soltanto i cibi che gli piacciono, nonostante facciano male. Sì, ok? Per esempio? Ma anche delle patatine. No, non dico cose che mi appello al quinto emendamento.
Ok, va bene. Lo so, già tanto te l'ho detto, potremmo anche saltare, apprezzate il fatto che l'ho detto. Ma dice delle cose terribili, veramente in confronto i dietologi sono molto più clementi. Ok, vabbè. Allora, attenzione, quindi dice per esempio, tenete conto che Rambam è un medico, dice per esempio che è fondamentale conservare la buona salute, è fondamentale conservare la buona salute. Conserva la propria salute, però dice una cosa particolare che è quella che mi interessa, ed è questo. Per quanto riguarda il non prendere il cibo piacevole perché semplicemente perché piace, ma prendere per esempio il cibo che fa bene, però dice che ci sono delle eccezioni. Qual è l'eccezione? L'eccezione è per esempio che una persona stia male. Stia, per esempio, non so, è chiaro che descrive una cosa, lui la chiama, mi lascia correre, qualcosa di questo genere, credo che sia una cosa tipo una depressione. E il cibo piacevole lo può far uscire da una cosa del genere, potrebbe essere qualcosa che lo aiuta a uscire da un momento di tristezza, eccetera, eccetera. Conosciamo. Ok, vabbè, conosciamo tutti, siamo tutti esperti sull'argomento. Ok. Allora, in questo caso lo deve fare, deve prendere. Non solo, Rambam dice che bisogna vivere bene, possibilmente. Ok, se uno può permettere, se avere una bella casa. Okay. È bene che abbia una bella casa, bene che abbia dei bei mobili. Senza esagerare, questa è sempre la via mediana, ok? È sempre la via mediana, è bello che abbia una bella casa, che insomma viva con. In maniera piacevole, gradevole. Attenzione. Rambam dice, sì, attenzione, perché deve fare tutto questo? E porta l'esempio proprio dalla medicina. Allora, una persona deve fare questo, deve stare bene, okay? Deve stare bene, deve curare la propria salute, eccetera, eccetera. Attenzione, non per la salute. Attenzione, l'obiettivo di questa persona non deve essere la salute, ma la salute è solo uno strumento. L'obiettivo di questa persona non deve essere, che ne so, avere una bella casa, ma la bella casa è uno strumento. L'obiettivo della persona non deve essere avere i soldi per vivere tranquillamente, bene, ma il denaro è uno strumento. Tutti sono strumenti, qualunque cosa è uno strumento, anche il cibo piacevole è uno strumento per stare meglio, ma anche stare meglio non è l'obiettivo, è uno strumento. Qual è l'obiettivo? L'obiettivo è sempre lo stesso, Da'at et Hashem, la conoscenza di Dio. L'uomo deve arrivare ad avere quell'obiettivo, per raggiungere quell'obiettivo ha bisogno di un certo numero di strumenti. Ci sono un certo numero di strumenti che ha bisogno, la persona non può essere malata e nello stesso tempo pensare a conoscere Dio, a volte sì, può esserlo, può succedere, ma si tratta di cose eccezionali. Le persone devono stare in un certo modo per arrivare a dedicarsi alla data di attenzione. Ovviamente data di attenzione significa studiare, significa approfondire, significa studiare Torah. Però attenzione, per Rambam, neanche lo studio della Torah è l'obiettivo. Anche lo studio della Torah è uno strumento, di nuovo, uno strumento per data Tashem. L'obiettivo, il fine da raggiungere è data Tashem. Questo è il fine da raggiungere. Questo è l'unico fine. Insomma, praticamente una persona, l'idea è questa, una persona ha tanti strumenti, però l'obiettivo deve essere uno solo, l'obiettivo è quello della Tashem. La persona che cura perfettamente la propria salute perché pensa che questo sia l'obiettivo, dice Rambam, fa anche bene a curare la propria salute, però questo non è un chassid. Non è una persona che è l'ideale della Torah, non è questo l'ideale della Torah, non è la cura possibile. Ma neanche la persona che studia, non è neanche lo studioso l'ideale della Torah. Rambam è stato spesso accusato di essere l'uomo della filosofia e dello studio portato alle estreme conseguenze. Non è vero, perché anche lo studio, anche la filosofia, Rambam, attenzione, è uno di quelli che dice che bisogna studiare tante cose.
non soltanto Torah. Rambam dice che bisogna studiare anche cose che sono di fuori Torah, studiare l'astronomia. Rambam è un grandissimo esperto di astronomia, per esempio. Perché? Attenzione. Perché mi può aiutare alla conoscenza di Dio. Non perché per l'astronomia in sé, e neanche per lo studio della Torah in sé. Tutto questo mi può aiutare ad arrivare alla conoscenza di Dio. Vi faccio un esempio soltanto. Il capitolo 2 di Ilchot Yesodei HaTorah, capitolo 3 di Ilchot Yesodei HaTorah, è un capitolo interamente dedicato alla fisica aristotelica. Okay, questo è difficilissimo. Dedicato interamente alla fisica aristotelica. Ma perché Rambam, in un libro di Halakha, mi parla della fisica aristotelica? Cosa interessa la fisica aristotelica? Perché nel capitolo 2, invece, Rambam dice, porta due mitzvot che sono amore verso Dio e timore di Dio. A quel punto spiega come si arriva all'amore e al timore di Dio. E risponde in questo modo: all'amore e al timore di Dio si arriva attraverso l'osservazione della natura. Osservando la natura io mi rendo conto della grandezza, della meraviglia, della straordinarietà di ciò che Dio ha creato, e questo mi porta ad amare Dio. Nello stesso tempo però mi rendo conto della mia piccolezza davanti alla natura, in prima cosa, e ovviamente a maggior ragione davanti a chi l'ha creata, e questo mi porta al timore di Dio. Okay? Dopodiché Rambam dice, benissimo, quindi osservando la natura io posso arrivare agli elementi fondamentali della tradizione ebraica che avanti la facendo. Però come si osserva la natura? Studiandola. Perché non mi basta guardare un albero, ok? Devo studiarla, devo sapere qual è il segreto della natura, dove ho una conoscenza profonda della natura per arrivare a questo. E a questo punto mi spiega, fa un capitolo sulla fisica aristotelica. Perché? Perché è un modo per conoscere la natura. Ok? Però di nuovo, anche questa esplosione di scienze e di conoscenza. Che è un'esplosione, mi sento là, è un'esplosione di scienza e conoscenza. Lì sì, veramente ti senti piccolo. Ok. Studiando mi sento là, ci si sente piccoli. Dà la sensazione di quanto poco sappiamo. Va bene, a questo non solo Rambam, questo è uno degli effetti dello studio della Torah, si rendi conto dell'enormità. Però di nuovo. Anche questo è solo uno strumento, lo studio non è per lo studio, non è per diventare grande fisico, non è per vincere il premio Nobel, lo studio ha come obiettivo la autocoscienza. Ora, perché ho fatto questa introduzione parlando del Mishneh Torah e parlando del Mora Lavori? Perché forse questo può essere un modo di capire quello che succede con Shavuot. Il passaggio dal Hametz da Matzah a Hametz, dal cibo non lievitato al cibo lievitato. Che succede? Che differenza c'è fra Pesach e Shavuot dal punto di vista dei sacrifici, delle offerte? Non parlo di offerta. È questa: a Pesach noi facciamo l'offerta dell'Omer. Okay? L'Omer è un'offerta di orzo. Dopodiché, a Shavuot invece, facciamo un'offerta di grano. E in più questo grano è anche Hametz. Deve diventare Hametz, e questo è l'offerta di Shavuot. Chamin dicono che l'orzo è un cibo animalesco e che il grano invece è un cibo umano. Vabbè? Ora, da Pesach a Shavuot si passa da un cibo animalesco a un cibo umano. Perché? Perché a Pesach il cibo è animalesco? Perché quando è che arriva Pesach? Pesach arriva dopo che gli ebrei sono stati per due secoli rotti, schiavi in Egitto, schiavi materialmente, schiavi spiritualmente in Egitto. Rimangono schiavi, escono dall'Egitto. Che cosa devono fare?
devono rendersi conto del livello a cui sono arrivati, 49 porte dell'impurità, secondo la famosa interpretazione, e che cosa devono fare? Devono uscire da queste porte dell'impurità. Come si esce da queste porte dell'impurità? Beh, tanto per cominciare, mettendo un limite molto forte. Che cosa non posso prendere a Pesach? Non posso prendere il Chametz. Che cos'è il Chametz? È tutto ciò che cresce, ok? È tutto ciò che lievita, che è la cultura in realtà, che in realtà è la cultura, sono le influenze esterne, eccetera, eccetera. Che devo fare? Devo fare tabula rasa. Questo è quello che faccio a Pesach io, è fare tabula rasa. Devo togliere tutto, devo togliere tutto ciò che non è semplicemente naturale, devo rimanere semplicemente tutto ciò che è naturale. Pesach è in qualche modo un ritorno allo stato di natura, la Matzah è un ritorno allo stato di natura. Questo lo faccio a Pesach, ritorno allo stato di natura, però vorrei che fosse chiaro, non è l'ideale. L'ideale non è il ritorno allo stato di natura, anche se adesso ci viene propinato come un ideale, ok? Non è l'ideale di ritorno allo stato di natura. Chi vive senza questo, ma deve dire. Sì, l'ebraismo non ha mai avuto come ideale il ritorno allo stato di natura, mai. A volte ha sanzionato l'uso criminale della cultura, questo sì, non possiamo usare in maniera criminale. Però in realtà che cos'è l'Omer? L'Omer è il primo Corban che facciamo, però poi cosa facciamo durante l'Omer? Noi cominciamo a salire, noi cominciamo a contare, attenzione, noi non facciamo un conto alla rovescia, normalmente si dice che l'Omer è un conto per arrivare a Shavuot, no, ma non è un conto alla rovescia in cui si parte dall'obiettivo per poi arrivare al conto, no, in realtà il conto è un conto in salita, e noi contiamo in salita. Noi contiamo in salita per arrivare a Shavuot. E a Shavuot cosa c'è? A Shavuot abbiamo il Lechem, abbiamo invece il Chametz. Ritorniamo a tutto ciò che si gonfia. Qual è l'idea che potrebbe esserci dietro? L'idea che potrebbe esserci dietro è questa. Noi dobbiamo essere in grado, questo è l'obiettivo, di usare tutto ciò che abbiamo, la nostra vita, la nostra intelligenza, la nostra capacità di studio, gli strumenti che la natura ci dà, che non ci dà la natura, ma che ci dà il fatto, che ne so, di avere dei soldi, di avere una bella casa. Tutti questi strumenti noi li dobbiamo usare. A Pesach che in qualche modo li eliminiamo. Qui invece li dobbiamo usare, è quello che dice Rambam in Moreh Nevuchim in Chodot, dobbiamo usarli avendo però un obiettivo. Non dobbiamo usarli semplicemente, ma dobbiamo usarli avendo un obiettivo. E l'obiettivo è Shavuot, e l'obiettivo è Matan Torah. L'obiettivo è quello. Per arrivare a quello, cioè la conoscenza di Dio, noi possiamo usare una serie di strumenti. E dobbiamo usare quella serie di strumenti. Possono essere strumenti diversissimi fra loro. Può essere uno strumento piacevole, addirittura uno strumento spiacevole. Dirò una cosa dopo. Okay? Può essere anche uno strumento spiacevole o sgradevole a volte, tutti questi strumenti mi possono portare alla conoscenza, ma possono anche portarmi da tutt'altra parte. A questo punto sta a me scegliere dove mi portano questi strumenti. Gli strumenti mi possono portare alla conoscenza, mi possono portare a vincere il Nobel per la fisica, o mi possono portare semplicemente a vivere da ricco bene. Possono portarmi tutto questo può essere. Dipende dalle mie scelte a cosa mi portano. Però l'ideale non è Pesach, l'ideale non è la Matzah, l'ideale è il Chametz. L'ideale è arrivare al Chametz usato in una maniera giusta, perché usato in una maniera sbagliata il Chametz può essere distruttivo. Tutto quello che viene fuori può essere distruttivo. L'ideale è arrivare a questo. Rambam paragona il Korban di Pesach di Shavuot al Korban Todah, perché in tutti e due i casi c'è il Chametz. E che cos'è il Korban Todah? Il Korban Todah è un Korban che è un sacrificio di ringraziamento che normalmente si portava per qualcosa di negativo che era successo.
è successo, per esempio quello, il comando d'aria è sostituito da Bicata Gomello. L'idea è che anche ciò che ci succede di negativo concorre alla nostra capacità di arrivare all'obiettivo. Anche ciò che abbiamo di negativo, anche di fortemente negativo, ci può portare a quell'obiettivo. Noi dobbiamo vedere la realtà come un unicum in cui si esprime la volontà di Dio e che ci può portare all'obiettivo. Però a quell'obiettivo in realtà possiamo arrivarci o possiamo non arrivarci. Arrivarci non ci arriva nessuno. Man dice che chi ci arriva non è minore di un profeta. Chi arriva a tutto questo, di vedere soltanto un obiettivo finale, non è minore, lo dice, non è minore di un profeta, tanto che qualcuno si è chiesto in maniera un po' maliziosa se Ramban considerasse se stesso un profeta. Okay. Però lui dice non è minore di un profeta. Però attenzione, nessuno di noi ci arriverà, però ognuno di noi può arrivarci almeno parzialmente. Ed è questo l'obiettivo, l'idea è usare tutto ciò che abbiamo, qualunque cosa, elementi negativi e positivi, per riuscire ad arrivare all'obiettivo che è dato da Hashem, che è la Mahir Hashem Lokach, che è il io sono il Signore. Grazie. Grazie. Allora, cos'è il pasuk? Vabbè, è una cosa scema in realtà. Allora, c'è un verso della Torah che dice che si può prestare interesse a un nome ebreo, mentre non si può prestare interesse a un nome ebreo. Prestare interesse a un nome ebreo. Il verso dice questo, la Mochita Sheikh, lo straniero può prestare interesse, e al Leachita, a tuo fratello, no. Allora, qualcuno legge il verso in questo modo, la Mochita Sheikh, straniero prestare interesse, Leachita, no? Il fratello no? Perché devi fare discriminazione? Questi giochetti se ne possono fare quanti ne volete, non ci vuole molto.